fantasma terrorizza l'Europa, ha detto il presidente Letta, la mancanza di lavoro, però la necessità aguzza l'ingegno e quindi in tempi così difficoltosi anche il centrodestra e il centrosinistra che governano insieme su questo tema così urgente lasciano da parte le ideologie e lavorano in comune. Carlo Della Ringa, che è sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali. Lei è uno degli estensori del libro bianco sul mercato del lavoro da cui, che era la base per la legge Biagi. Lei è stato un amico, oltre che collaboratore di Marco Biagi. Sì, certamente lo conoscevo da tempo, anche perché già da tempo io gravitavo su Roma almeno parte della settimana perché ero presidente dell'ARAN. Lo sono stato per 6 o 7 anni. L'ARAN è un'agenzia governativa che faceva, ma fa tuttora perché esiste, svolgeva un ruolo di negoziatore da parte delle pubbliche amministrazioni, cioè rappresentava le pubbliche amministrazioni rispetto ai sindacati per i negoziati per i contratti collettivi del pubblico impiego. Questo mi riferivo anche quando parlavo di lavoro con le istituzioni. Questi sono tempi di anniversari. Lei era anche legato a Massimo D'Antona. Sì, e anche Ezio Tarantelli. Ezio è stato mio collega, economista come me, in Cattolica. Mi ricordo che insieme con altri colleghi fondammo proprio l'Associazione degli Economisti del Lavoro nei primi anni Ottanta. Erano anni e sono rimasti poi anni duri e pericolosi, so che anche lei ha avuto delle minacce, poi ha rifiutato la scorta, insomma non ha voluto farsi ingabbiare in questo clima di tensione che rischia di rovinarti i rapporti e la serenità. Sì, infatti, diciamo, il Libro Bianco è stato l'ultima delle mie attività pubbliche, alla fine di un decennio in cui ero continuamente impegnato all'ARAN, dirigevo anche un altro istituto sui problemi del lavoro e poi, dal momento che appunto era presidente dell'ISFOL, questo istituto di ricerca sui temi del lavoro, Maurizio Sacconi mi chiese se ero disponibile a dare una mano per la stesura del Libro Bianco. Io conoscevo Marco Biagi perché Marco Biagi era stato anche consulente di Tiziano Treu durante un precedente governo e aveva già elaborato delle sue idee a proposito della riforma della legislazione e le conoscevo e quindi è stata un'occasione per fare quel lavoro lì, dopo il quale però ritornai a fare professore a Milano. Ha avuto paura? Si No, devo dire che lavorava male. Sì, beh, naturalmente è stato un colpo tremendo questo di Marco Biagi, come prima era stato anche quello dei precedenti incidenti mortali. Non era tanto la paura, quanto il disagio anche di avere la scorta. Io l'ho avuta per 4-5 anni, fra l'altro in questi giorni ricomincio ad averla. Per necessità. Per necessità e quindi questo è qualcosa che mi rende la vita Chiaro. un Ma la po'. sua famiglia che ne pensa? Lei è sposato, dei figli? Sì, sono sposato, figli ormai grandi, vivono per loro conto. Allora erano ancora con noi e sì, forse la famiglia soffre un po' di più la situazione. Senta, onorevole, ma lei è entrato a fare politica, politicante nel PD. Una delle cinque mosche bianche che Bersani aveva messo come fiore all'occhiello dal mondo cattolico, così almeno è stata la lezione data sui giornali. Sì, è stato così, ma non tanto e solo estrazione cattolica, questo può aver contato, quanto forse per un altro motivo. Io, pur continuando a fare professore universitario, ormai da 6 o 7 anni svolgo un'attività di ricerca e studio nell'ambito di questa associazione che è l'AREL, un'associazione fondata da Beniamino Andreatta, che poi è stata continuata da Enrico Letta. E io nell'ambito di quell'associazione mi interessavo dei problemi del lavoro, perché è un'associazione che fa attività di studio e di ricerca e lì ho conosciuto Enrico Letta naturalmente a lungo. Io non ho mai svolto attività di partito, se non qualche volta che mi chiamavano per qualche discussione. E poi improvvisamente, appunto alla fine dell'anno scorso, all'inizio di quest'anno, Letta e Bersani mi chiesero se ero disponibile a fare questo salto, diciamo così. Eppure, chi lo direbbe che lei ha scritto un libro con Brunetta? Correva l'anno 1991. Certo, Avevate e avete dunque ancora cose in comune? molte, Molte. perché quando le dicevo di Tarantelli, quell'associazione di economisti del lavoro venne fondata da me, Tarantelli e Renato Brunetta. Mi ricordo ancora adesso che facevamo
Facciamo la prima riunione proprio a Venezia, ma organizzata quando, da Renato. Quando si litigano e noi assistiamo a queste furiose liti tra partiti, in realtà bisogna sapere che le trasversalità sono numerose e sono proficue, sono molto utili. È per questo che stasera abbiamo scelto due persone molto più vicine di quanto le sigle dei loro partiti non rappresentino, per discutere insieme di ciò che più ci preoccupa, cioè il tema del lavoro. L'abbiamo nominato prima, è Maurizio Sacconi, che è stato ministro del lavoro, oltre se è stato molte altre cose. Ben trovato Sacconi, senatore, buongiorno. Ciao. Senatore del Popolo della Libertà, onorevole del PD, ma avete lavorato insieme e avete appunto amicizie, lavoro in comune. Due parole con il senatore Sacconi a tu per tu, le faremo dopo. Vi chiedo subito un minuto a testa per rispondere a quello che più ci preme, ovvero le priorità per uscire da questa tragedia nazionale per cui nell'ultimo anno 5 punti percentuali in più la percentuale dei giovani che non trova lavoro e non può neanche studiare, non fa nient'altro. Parlo soprattutto dei giovani, chiaro che poi ci sono gli esodati, i cassi integrati, ma insomma quello dei giovani che sono il futuro ci preoccupa maggiormente ed era anche un po' il cuore del rapporto della conferenza episcopale con cui partivo. Sacconi, vuol cominciare lei? Innanzitutto politiche di crescita ovviamente, ma nell'ambito di queste servono anche specifiche politiche del lavoro. In primo luogo rivedere la legge Fornero significativamente per quanto riguarda la complicazione introdotta in tutte le tipologie contrattuali a termine in senso lato. In secondo luogo concentrare le risorse che riusciremo a reperire sull'abbattimento del cuneo fiscale, di quel costo indiretto del lavoro, con riguardo ai primi contratti a tempo indeterminato per i giovani, tra i quali innanzitutto l'apprendistato, che deve essere semplificato soprattutto per quanto riguarda la certificazione della formazione in azienda, che deve essere semplice, facile, in modo che la si faccia naturalmente come avviene, ma senza creare complicazioni burocratiche alle imprese. Insomma, dobbiamo convincere i datori di lavoro. Questo parere, così, in un minuto, del Presidente della Commissione Lavoro del Senato, il parere sullo stesso tema del Sottosegretario al Ministero del Lavoro? Quattro fattori, li elenco velocemente. La crescita, come ha detto Maurizio, perché in anni di crisi come questi, se non c'è investimenti, consumi, l'occupazione non cresce. Poi l'occupabilità dei giovani soprattutto, che significa fornirgli degli strumenti e delle capacità professionali per affrontare un mondo del lavoro che è completamente diverso da quello nostro, dei loro genitori. Un terzo elemento certamente è quello della legislazione del lavoro, li metto quasi in ordine di importanza, che soprattutto ha svolto un ruolo importante qualche anno fa, adesso naturalmente dipende dal fatto che gli altri due fattori riescono a lavorare bene, cioè la occupabilità dei giovani, cioè la loro capacità di essere in grado di rispondere alle esigenze del mondo produttivo e l'aumento dei posti di lavoro. All'ultimo posto, ma forse non all'ultimo posto, le relazioni industriali, cioè i rapporti fra sindacati e imprese, soprattutto all'interno dei luoghi di produzione. Ecco, devono essere molto meno antagoniste, più collaborative, soprattutto in questo momento di difficoltà. Questa trasmissione si chiama Ma però, anche se immagino che i punti discordanti nella vostra visione del tema dato siano pochi, però resta il fatto che c'è un'incompatibile cultura del lavoro, almeno per noi profani, tra PD e PDL, nonostante appunto voi apparteniate alla stessa area di formazione e di studi. La nostra trasmissione si chiama Mai però, appunto. Qui ci sono dentro il menù a tradimento, vi abbiamo infilato delle paroline che le maestre elementari direbbero avverbi e congiunzioni avversative e dubitative. Ne usate una a testa, partendo dalla provocazione che facevo io, cioè insomma non contatecela, non potete essere d'accordo. Le vostre culture di appartenenza sono diverse, anche se forse non sono le vostre personalmente. Sacconi, a lei. Beh, non è indifferente che le nostre personalmente non siano così lontane, anzi sono molto prossime. E questo mi porta a condividere... Partiamo con un invece? No, partirei con infatti. Infatti? Apprendimento teorico e apprendimento pratico devono andare insieme e bisogna spezzare quel vincolo ideologico che ha voluto separare la scuola dal lavoro dagli anni 70 in poi. E il contratto di apprendistato è uno strumento fondamentale a questo scopo.
Lei sceglie un... Però Però. forse, ce ne metto anche un forse in Però più. e forse, glieli diamo tutti e due, perfetto, però forse. Una cosa che, nonostante non su molte cose siamo molto vicini, ci ha sempre un po' distinto, direi, è il ruolo dello Stato e dell'autorità pubblica, soprattutto nelle politiche del lavoro. Io forse, contrariamente a quello che pensa Maurizio, ma anche lì le distanze non sono siderali, credo che soprattutto nelle politiche del lavoro il ruolo pubblico sia molto importante nel governo, nell'indirizzo, nella regia, nel controllo, nella valutazione. E quindi anche sapendo che nel mondo del lavoro operano agenzie private di collocamento, di intermediazione, queste cose qui, queste devono svolgere un ruolo importante, ma sotto la regia dell'autorità pubblica. Ma però mettere ciò che funziona, cioè le agenzie private, sotto una cosa che non funziona, nell'immediato non darebbe molti frutti. In realtà abbiamo bisogno di una cooperazione fra pubblici e privati. Io ho voluto liberalizzare il collocamento, una liberalizzazione regolata, ma incoraggiare quanto più i servizi che fanno incontrare la domanda e l'offerta. E oggi almeno molte persone possono andare ad un'agenzia del lavoro, oltre che a un centro per l'impiego a ricevere qualche timbro, possono andare anche ad un'agenzia del lavoro e non solo cercare un lavoro interinale, ma anche in generale un'opportunità di lavoro e tante altre in più nelle scuole, nelle università. La legge Biagi indicava questi come luoghi fondamentali per uffici di orientamento e di collocamento. Della Ringa. Eppure l'autorità pubblica funziona bene quando si investe nell'autorità pubblica e si danno le risorse necessarie per operare. Cioè è sempre un problema di spesa pubblica? È un problema di... Cioè? Si vede destra e sinistra, insomma. Cioè? No, io su questo dell'allargare la spesa pubblica no. Il cioè è che questi servizi di aiuto per i giovani, per trovare lavoro, per la loro professionalità, eccetera, è vero, funzionano male nel nostro paese. L'ultima volta hanno cambiato i mobili. Una testa, è vero, funzionano male nel nostro paese perché si investe poco, non si danno risorse sufficienti. Faccio un esempio, per questi tipi di attività nel nostro paese si spende 500 milioni all'anno, che non è poco. Ma in altri paesi confrontabili con il nostro, e non parlo solo di Francia e Germania, ma anche d'Inghilterra, che non è proprio il paese bulgaro, diciamo così, del ruolo di un'autorità pubblica molto pervasiva, spendono anche lì 5 miliardi di sterline, che sono persino più. Cioè, i soldi non ci sono, lei dice che però tornerebbero indietro poi. Cioè, no, certamente, poi dopo bisogna far tornare i conti, quindi se si spende di più in una direzione bisogna spendere meno in un'altra. Sì, tornano, le dico anche perché. Perché per esempio in Inghilterra, dove spendono molte risorse nell'assistere i disoccupati, anche i giovani, sono in grado anche di stare con il fiato sul collo di queste persone disoccupate e quindi non solo di aiutarle, ma di spingerle, diciamo così, a far cosa? A fare quello che deve fare ciascuno quando è aiutato dallo Stato, e cioè di fare il possibile per uscire il più velocemente possibile da uno stato di bisogno. Io preferirei utilizzare le risorse per remunerare... E utilizziamo quale parola per partire? Magari? No. Comunque utilizzerei le risorse che potremmo destinare ai servizi per l'accompagnamento al lavoro, incentivando coloro che davvero collocano qualcuno. Perché troppo spesso questi servizi nella dimensione pubblica, ma qualche volta anche nella dimensione privata, sono un po' autoreferenziali quando sono chiamati a occuparsi di un disoccupato, mentre è sul risultato che andrebbero remunerati. E forse se vogliamo trovare un forse altro... Forse è già fatto. Ah, caspita. Diventa sempre più difficile. Allora, se vogliamo trovare qualche... Se insistete sull'onda delle distinzioni... Ecco, un altro fattore che un po' ci allontana è quello delle relazioni industriali. Nel senso che io tutto sommato sono ancora affezionato a un dialogo sociale, chiamiamolo così, non voglio chiamarla concertazione perché non faccio questione nominalistica, ma di una certa intensità, anche a livello nazionale, e qui ritorna fuori il ruolo, diciamo così, della regia, insomma, di un elemento di coagulo, perché ritengo che nel nostro paese, a differenza di altri, i corpi intermedi devono svolgere ancora un ruolo importante, quindi anche i sindacati e le associazioni delle imprese devono essere interlocutori del governo e del Parlamento per fare le riforme, diciamo. Invece, Sacconi?
Invece è importante che il dialogo sociale sia molto più intenso nella dimensione concreta delle persone e delle imprese, cioè nelle aziende, là dove noi dobbiamo confidare che si possano adattare reciprocamente, condividere obiettivi, dove in modo che l'impresa sia quanto più comunità, comunità di interessi ma anche comunità di valori e si occupi del benessere non solo del lavoratore ma anche della sua famiglia. Mi riferisco ad accordi che sono già in corso, che si stanno realizzando giorno dopo giorno, con cui l'impresa si occupa dello studio dei figli dei dipendenti, si occupa del cosiddetto carrello della spesa per aumentare il potere d'acquisto del salario e imprese nelle quali i salari si collegano sempre di più agli obiettivi di efficienza che sono concordati. Quello è un livello che è stato mortificato dall'ideologia nelle imprese più strutturate, mentre ogni giorno accade nelle piccole imprese questa condivisione. Facciamo in modo che sia la caratteristica diffusa dei rapporti di lavoro. Magari? Avendo come riferimento un sistema che da questo punto di vista funziona molto bene, che è quello tedesco, dove, diciamo così, il buon andamento delle relazioni sindacali, non sempre, perché ci sono dei momenti di conflitto anche forti anche in Germania, quando devono rinnovare i contratti collettivi, ma ci sono momenti importanti, soprattutto nel far funzionare le istituzioni, in cui entrambe le parti hanno uno sguardo lungo, cioè non guardano all'interesse di breve periodo, e quindi non mettono mai in discussione il funzionamento di certe istituzioni che sanno che alla fine vanno bene per entrambi. Quindi litigano molto, ma su altre cose investono molto. Ecco, questa forse ci manca questa capacità. E ho fatto l'esempio, può essere l'apprendistato, può essere la partecipazione dei lavoratori nella vita dell'impresa. Sono cose di forte presenza collettiva, no? Delle quali sono responsabili le parti sociali, ma proprio perché sono riusciti a compenetrarsi molto bene nel dare al paese istituzioni che ne garantiscono sia equità che efficienza. Basta per ora con le distinzioni tra voi e voi, poi ho ancora qualche domanda. Tornando velocemente indietro, in realtà però alle origini, al cuore del tema, parlare di dignità del lavoro, parlare di conciliazione tra tempi del lavoro e tempi della persona, tempi della famiglia, può sembrare secondario, un po' superfluo, di fronte alle urgenze e alle necessità che sono quelle di avere uno stipendio per arrivare alla fine del mese. Noi abbiamo chiesto un po' di persone che cos'è per loro il lavoro, perché ci sembra importante riandare ai significati innanzitutto, e mi pare che questi, al di là delle necessità, siano chiari. Ascoltiamo. Il lavoro dovrebbe essere qualcosa che piace, che soddisfa, che gratifica, che dà da vivere. Adesso come adesso mettere insieme tutte queste cose è un po' difficile, sarebbe già sufficiente qualcosa che dà da vivere. La situazione è drammatica, come potete vedere anche. Senza lavoro non solo non si vive, non si è persone complete, compiute. Innanzitutto è un diritto, mal garantito in Italia, ahimè. Una necessità? Qualcosa che ti nobilita, non solo economicamente ma anche dal punto di vista personale, perché la mattina alzarsi per poter fare qualcosa, insomma, bisogna ringraziare Dio che lo facciamo. A 26 anni, insomma, posso dire che dopo una laurea e due master non posso lamentarmi, insomma, ecco. Però penso quanto sono fortunato e penso a quanta gente, forse anche molto più in gamba di me, ad oggi sia, insomma, un po' alla ricerca di qualcosa che è un po' difficile trovare. Stai parlando con uno che non lavora da gennaio. Il lavoro è una cosa molto importante, è solo che purtroppo siamo in un periodo molto brutto. È molto importante il lavoro per la famiglia, adesso c'è la donna anche che aspetta una bimba. Che dire, una cosa molto importante, solo che non c'è. Il lavoro per me è la cosa essenziale, perché anche adesso che sono in pensione faccio il lavoro di nonna. E quindi lavoro e insegno alle mie nipotine che lavorare è importante. Ho lavorato tanti anni in segreterie politiche, nell'ufficio raccomandazioni. Il lavoro è una cosa che non c'è, ragazzi, oggi è un'utopia il lavoro. H24, sabato, domenica, partita IVA, poi il popolo delle partite IVA, quando ci raccontano i signori qui che lavorano per noi, ma siamo noi che lavoriamo per loro. Sono in vacanza, non ci voglio pensare al lavoro.
Le voci raccolte dal nostro Gavino Palo proprio di fronte davanti a Palazzo Chigi, ecco perché facevano i signori qui, evocando appunto altezze e poteri. Un commento rapido, Sacconi. Ma il lavoro deve essere quanto più un lavoro di qualità, non solo per la persona ma anche per la competitività del sistema, e io credo che dobbiamo guardare alle nostre radici, non a caso prima parlavo di impresa come comunità, cioè in un ambiente comunitario è più agevole determinare un lavoro di qualità. Dopodiché il lavoro non c'è, noi dobbiamo innanzitutto preoccuparci di far accedere al lavoro, ma imprese comunitarie possono essere imprese che si allargano anche, che crescono, che competono, allo stesso tempo sostenute da questi solidi valori. Della Ringa? L'impressione è proprio questa, cioè di giovani che non riescono a trovare nel lavoro la capacità di riempire la vita, che invece i loro genitori e i loro nonni hanno trovato, per cui si buttano su altre cose che non è il lavoro, sfuggono per colpa loro, no, non credo solo, anzi quasi nulla, io da due cose, da quello che la società offre, soprattutto la nostra italiana, in termini di lavoro, e forse anche dalle aspettative che noi abbiamo fatto nascere in loro. E questo miscuglio di cose ha creato in loro una sorta un po' di, non di rifiuto del lavoro per carità, perché lo cercano, ma di insoddisfazione di questa ricerca vana. Adesso ho un po' di domande per voi e vi prego per la brevità delle risposte, sì. Per pur cose. Quindi quando i vescovi nel loro rapporto, nel commento questo rapporto e questa ricerca parlano di crisi antropologica, non solo di crisi nel mercato del lavoro, hanno ragione o la prendono un po' troppo larga? No, no, assolutamente. Io credo che l'analisi che ci ha offerto la Chiesa della crisi di questo tempo sia fondamentale per capire le risposte da dare. Se pensassimo che l'origine di questa crisi sia solo tecnica, sbaglieremmo illudendoci di dare risposte tecniche. C'è una perdita di senso diffusa, quale si vede nella perdita anche di senso del lavoro, e quindi l'impegno per l'emergenza antropologica è fondamentale per sollecitare diffusamente la riscoperta del senso del lavoro, del dovere, non solo del diritto. Credo che su questo sia d'accordo. No, certamente, i giovani si sono allontanati dal lavoro per tanti motivi, ma è questa lontananza che preoccupa e che è terribile. Senta, lei ha detto in campagna elettorale che il welfare non è un costo ma è un'opportunità. Certo. Come lo mettiamo insieme con i 40.000 posti di lavoro che si perdono ogni anno di cui parlava Giovannini? Cioè, come riusciamo a far sì che il nostro sistema sociale riesca a coprire i buchi considerandolo un'opportunità? Sì, ho detto questo anche perché il nostro problema, ricollegandomi a quello che dicevo prima, questa lontananza dei giovani dal lavoro, dipende anche dal fatto che il nostro sistema non riesce ad offrire posti di lavoro che rispondono alle aspettative dei giovani. Sarà magari che i giovani si creano talvolta delle aspettative che vanno ridimensionate, ma molto dipende dal fatto che noi gli diamo un'offerta di posti di lavoro per i quali poi abbiamo bisogno di chiamare milioni di immigrati da 10.000 km di distanza. Soprattutto nel welfare. 1 milione di badanti sradicati dai loro territori, dalle loro famiglie, e noi abbiamo 2 milioni di giovani che non hanno lavoro e neanche studiano. E come mettiamo insieme questi due mondi? Sì, qualcuno ha detto, e appunto sentivo anche nel commento del Cardinal Ruini, appunto queste tematiche, che sembra che i giovani non abbiano una disponibilità al rischio. È vero però che se gli si dice studiate, anzi se prendete la laurea avete maggiore opportunità, poi chiedete di fare le badanti o andare a coprire quei molti posti che peraltro restano liberi nel nostro paese, perché ci sono, ce lo dicono le agenzie territoriali, ci sono molti posti di lavoro che devono essere coperti da immigrati. Resta difficile però dire ai nostri ragazzi
avete meno sogni dei vostri genitori, soprattutto potete realizzarne di meno. Però è importante che i genitori trasferiscano loro l'esperienza che hanno vissuto, che è spesso stata fatta di attività lavorative lontane dai loro sogni, dalle loro aspirazioni all'inizio e talora anche non solo all'inizio della loro vita lavorativa. Normalmente facendo proprio lavoro lontani dai propri sogni, dalle proprie aspettative, si realizzano i sogni e le aspettative, perché quei lavori si riveleranno straordinariamente formativi, formativi rispetto alla fatica, alla responsabilità, alla necessità di raggiungere un risultato, anche se in quel momento non svolgi un lavoro che ti piace, ma che comunque, per il quale comunque avverti il dovere del risultato. Sempre sull'onda di questo tema, manca una cultura del merito anche? Ma questa è una conseguenza, cioè, giustamente dice Maurizio. Noi, i nostri padri, insomma, chi usciva anche dalla Seconda Guerra Mondiale, trovava nel lavoro lo strumento del riscatto, di raggiungere degli obiettivi per uscire da condizioni anche molto disagiate. Erano dei traguardi che una volta raggiunti davano anche grande soddisfazione, quindi per quelli si era disposti anche a fare dei sacrifici. Oggi non è più così e al contempo però anche forse i posti di lavoro sono un po' di minore qualità, perché se andiamo a vedere l'impiego pubblico che dà un po' di stabilità, le grandi imprese pubbliche, le banche, le assicurazioni, oggi se ne guardiamo appunto nel welfare, nel turismo, nel commercio, nei servizi, e insomma chiediamo ai giovani effettivamente sacrifici molto maggiori perlomeno di quanto non abbiamo fatto noi nella nostra generazione, quindi si mescolano le due cose. Il merito è una conseguenza, non lo vedono il merito come un fattore che possa alla fine rispondere alle loro esigenze. Perché tutto sommato poi in questa condizione di rifiuto, un po' di lontananza, che non è di tutti i giovani, ma una grande maggioranza, loro si sentono un pochettino accomunati e quindi rifuggono dall'idea di competere fra di loro. Sacconi, noi assistiamo però a dei paradossi che non seguono le regole che ci hanno sempre insegnato, che a naso pensiamo siano giuste. La crescita demografica diminuisce, abbiamo sempre meno giovani quindi, ma abbiamo anche meno posti di lavoro. Se cresce la qualità dell'educazione, almeno così ci dicono, maggior severità, maggior rigore, invalsi, cose, prove, però di fatto i posti di lavoro diminuiscono, invece in realtà noi pensavamo che fossero inversamente proporzionali l'ascesa e la discesa di questi ambiti. No, io credo che evitando qualche retorica meritocratica, si debba consentire a tutti i giovani di raggiungere una formazione superiore, e lo si può fare se si mettono sullo stesso piano più opportunità, ritenendole tutte queste opportunità formative di analogo valore sociale, dalla scelta liceale a quella di un lavoro manuale in apprendistato anche al di sopra, immediatamente al di sopra dei 15 anni. Il sostegno alle scuole professionali. Certo, abbiamo commesso l'errore negli ideologici anni 70 di cancellare il valore del lavoro manuale, il valore della formazione pratica, come in modo che tutte queste opportunità siano a disposizione dei giovani, in quanto ciascuno ha una vocazione che può essere valorizzata in uno dei diversi, delle diverse opportunità formative. Ma questa gamma ampia, che a mio avviso Letizia Moratti aveva iniziato a rivalutare, e poi anche Maria Stella Gelmini, significa proprio uscire dall'ideologia, ripeto, degli anni 70, che ha prodotto la liceizzazione, l'esclusione di molti da percorsi educativi, paradossalmente incoraggiando l'abbandono scolastico. È più vecchio della tradizione degli anni 70, no? Maurizio la debita all'autunno caldo, ma era anche l'autunno caldo, la versione, come dire, al nichilismo che c'era. Ma c'era anche prima. Io mi ricordo che quando ero piccolo i fratelli facevano le scuole, io ero elementari, e c'era la scuola commerciale, che erano due o tre anni. Sì, le commerciali. Le commerciali, bravo. Chi andava alle commerciali?
chi non si sapeva che non avrebbe potuto studiare al liceo. Al liceo. E non siamo ai tempi grado. Dei Savoia ancora. Certo, per dire che la tradizione è più vecchia. Quindi questa cosa di riscattarsi dal lavoro manuale, noi, e quindi dal mondo agricolo, dalla fatica, eccetera, noi ce l'abbiamo nel sangue e non siamo ancora riusciti a liberarci. Le basi del nostro Stato nascono sull'agricoltura e sulla piccola e media impresa, e quindi noi non sul siamo, lavoro manuale. Non siamo, ma per la borghesia, naturalmente, tutti quelli che aspiravano ad essere borghesi volevano rifuggire da quel mondo lì. I tedeschi invece ne hanno fatto una forza. Il percorso tecnico professionale è sempre stato considerato di serie A, non di serie B. Esatto. E la seconda volta che mi dicevi tedeschi, io pensavo che i tedeschi ci fosse buono solo Ratzinger, però vabbè, ci dobbiamo. Vuole che parliamo male dei tedeschi? No, assolutamente. Non abbiamo difficoltà. Senti, però ti aspetti lo si può fare. Parliamo male della Fornero, parliamo bene della Fornero, poi Sacconi replica. Lei ha detto che al 90% la riforma Fornero è da salvare. Se l'è segnata questa. Sì. Potrei calare un pochettino. Ecco, cominciamo. Anche perché quel 10% ha un peso specifico forte, ecco. Però sono convinto, sì, che su certe cose non ottimali non è opportuno rimetterle in discussione, perché io credo che fra i pro e i contro rimettere tutto in discussione siano più i contro che i pro. E contro cosa? Riaprire una stagione di contrapposizione su questi temi che non credo che siano, in quella graduatoria che ho fatto, al primo posto. E se li metti al primo posto ti porta via energie politiche e non pensi al resto. Quindi quel 10% va riformulato, riguarda la flessibilità in entrata, e già a fare quello sarà difficile trovare un accordo da quelle prime mosse che io ho avuto modo di osservare. Però quelle certamente vanno fatte, il resto lo lascerei decantare, anche perché c'è un monitoraggio in corso, e, insomma, noi non è che ogni anno possiamo fare una riforma del lavoro da capo, altrimenti facciamo solo quello nel nostro paese, con il rischio di farne una e il contrario dell'una e poi fare l'altra e il contrario dell'altra. Sacconi. Per la legge Fornero possiamo mantenere il sistema di ammortizzatori sociali quale è stato riformato, ma le tipologie contrattuali sono state incredibilmente complicate, con effetti devastanti che sono sotto gli occhi di tutti, che sono ben note anche ai centri di ricerca privati, che anche i nostri grandi leader politici di governo conoscono bene, nei quali hanno dovuto interrompere molti rapporti di lavoro, ma per non dire di qualunque attività, a qualunque livello, dall'impresa artigiana a quella commerciale, in tutte le merceologie c'è stata una contrazione causata per una parte rilevante dalle nuove regole relative ai rapporti di lavoro. Allora, in modo pragmatico, sperimentale, anche reversibile, nella prospettiva anche di grandi eventi come l'Expo, che deve interessare tutto il paese, cerchiamo di semplificare quanto più le norme, in modo da incoraggiare i datori di lavoro ad assumere in un tempo anche difficile. Gli esodati? È un altro problema, quello è un altro problema, riguarda. No, lo so che è un altro problema. No, riguarda da un lato la riforma previdenziale, la riforma della riforma previdenziale, e dall'altro le politiche di invecchiamento attivo, di inclusione degli adulti. Ma entro un paio d'anni si risistemano, secondo voi? Credo di sì. Da vedere. Sistemano. Si possono fare azioni più utili di una riforma della previdenza che è stata ideologica, assurda, e gli esodati sono la vendetta della realtà, che non si è voluta guardare. La vendetta della realtà è... Io userei parole diverse, perché... Noi stiamo spendendo miliardi, quindi non è vero che la riforma è stata così efficace dal punto di vista di finanza pubblica, perché ci si è dimenticati che tutte le riforme richiedono una transizione, perché ci sono situazioni in corso che vanno tutelate. Sì, ma aggiungo, cosa ha fatto Capo A? Vediamo cosa succede. Sì, solo che il Capo A costa. Vediamo cosa succede, perché noi nei prossimi anni dovremo dare lavoro a quei 2 milioni di giovani, alle donne che, sempre più istruite, vogliono giustamente avere un posto di lavoro. O devono avere un posto di lavoro, oltre che vogliono, devono per forza. Cioè, bisogna offrirglielo. Non ce la si fa in famiglia con uno stipendio solo. Quello che aumenta la disoccupazione, perché molte donne si presentano sul mercato del lavoro e poi non lo trovano. Poi quelli che rimangono fuori, perché gli scienziati fanno sempre più fatica a trovare i posti, e in più anziani che devono stare a lavorare sempre più lungo. Quindi abbiamo tutte queste categorie qui trovare il posto di lavoro, quindi se l'economia non cresce sarà un disastro, dopodiché vedremo quanti di questi anziani rimarranno senza lavoro e senza pensione. Se ce la si fa con misure di invecchiamento attivo, la staffetta piuttosto che gli ammortizzatori sociali, bene, altrimenti
se la questione dovesse insomma, diventare grave, certo qualche possibilità di ritornare sulle decisioni. Tornare indietro. Senta, come convive lei con Fassina, per esempio, con la Camusso? Dunque, con Fassina, che è mio collega di partito, devo dire che da quando io l'ho incontrato, non più tardi, 4-5 mesi fa, prima non lo conoscevo neanche, mi sembra che sia andato diciamo, non più moderato, ma io lo vedo molto più moderato di quanto venga dipinto dall'esterno, molto più consapevole dei vincoli questo economici. Questo vale anche per la CGIL? La CGIL, diciamo che la conosco da tanto tempo, quindi sono abituato e sempre per questa idea, da un lato, di una forza e spirito di eguaglianza, no? E dall'altro a portare tutto il tema sul problema degli investimenti, dei consumi, della crescita, dei buoni posti di lavoro, che è fondamentale, è vero, eccetera. Però certamente non c'è, insomma, nei fattori da muovere per far andare il paese non c'è solo quello, ci sono anche delle misure da prendere nel mercato del lavoro, tenendo sempre presente il principio che occorre sempre equilibrare il problema delle garanzie dei lavoratori con il problema delle imprese che hanno bisogno di avere costi accettabili e anche flessibilità. E lei come convive con Fassina? Con i Fassina, con le Camusso, cioè con quell'area del PD con cui siete al governo, siete maggioranza? Guarda, io credo che la forza delle cose stia aiutando tutti ad assumere responsabilità condivise. Meno male. Da questo punto di vista sono abbastanza ottimista. Ci sono alcuni fattori esterni, diciamo, alla politica che rischiano di influenzarla negativamente, ma i due maggiori partiti, il Popolo della Libertà e il Partito Democratico, sembrano consapevoli della responsabilità che hanno e l'approccio con cui affrontano molti problemi non è quello delle grandi riforme, se non quelle istituzionali che speriamo di realizzare, ma dal punto di vista dell'economia e della società l'approccio mi sembra che possa e voglia essere pragmatico, come ho detto prima. Se pragmatico insomma ci si può intendere, se l'obiettivo è fare più posti di lavoro, ci si può intendere senza mettere in discussione principi astratti. Ma questo astratti. È quello che tutti noi desideriamo e tutti quello che per questo speriamo che questo governo duri, innanzitutto perché risponda ai bisogni reali della gente, perché risponda al bisogno della realtà, alle domande della realtà. Noi vi offriamo una storia che abbiamo scelto, che ha trovato per noi la nostra Cecilia Pronti, di un ragazzo che è figlio unico, ha i genitori che lavorano, vive a casa con mamma e papà, aveva persino trovato un posto fisso. E quindi adesso, anche se in cassa integrazione e non può farsi una vita da solo, si sente un privilegiato. Ascoltiamo. Allora, Francesco Cavallini, tu hai? 29 anni. 29 anni, sei un giovane e sei tutto sommato un giovane privilegiato, pare brutto dirlo. Sì, ho un lavoro che è già abbastanza, direi. Avevi un lavoro? Avevo, sì, adesso sono in cassa integrazione. Avevi un lavoro e sei in cassa integrazione, un lavoro nell'ambito della musica, no? Lo spettacolo, sì, siamo l'ente di promozione della musica contemporanea italiana. Ah. Ed è questo ente so che è finanziato dal Ministero, sì. Dovrebbe essere finanziato dal Ministero Beni sì, Culturali. Dal Ministero Beni. Però i finanziamenti diventano sempre più esigui. E arrivano sempre in maniera più rada, a comunque si aspetta la Commissione Cultura, quindi... E quindi... In un momento di crisi grave è evidente che i primi tagli sono proprio quelli in quest'ambito, che sia giusto o meno, adesso questo ci interessa poco, ci interessa capire che tu adesso sei stato messo in cassa integrazione, sì, in deroga. Sì, cassa integrazione in deroga, 40%. Senti, tu quando hai ottenuto questo lavoro eri davvero giovanissimo. Era nel 2008, quindi avevo 25 anni. Quindi ti sentivi molto fortunato? Beh sì. Perché era un posto fisso, sì, no? Sì, è un posto fisso, comunque in un ambiente che è stimolante, che mi piace, faccio un lavoro che mi piace, quindi pensavo che sarebbe stata una carriera che magari mi dava anche degli sbocchi particolari nel mondo dello spettacolo in generale, comunque sembrava un posto particolarmente un posto privilegiato, sì. E quando hai cominciato a accorgerti che la situazione diventava precaria? Beh, diciamo che quando sono entrato al CEMAT già mi hanno detto che rispetto agli anni precedenti il finanziamento era già in regressione. Dopodiché, diciamo, quando è iniziata la crisi vera, quella del 2009, i finanziamenti sono andati sempre scendendo e abbiamo capito che non potevamo mantenere assolutamente il livello di lavoro che avevamo Posso prima. Posso chiederti quanto guadagni tu adesso in cassa integrazione? In cassa integrazione adesso io sono al 40%, nel senso che l'azienda copre il 60% e
2 ore 60 e 40 è al carico dello Stato, mi sembra in totale sui 700 euro più o meno. Non ce la fai a pagarti un affitto naturalmente? No, io vivo ancora a casa con mamma e papà. Vivi come, immagino, un disagio grande, quello di non poter essere autonomi, non poter essere indipendenti. Beh, sarebbe una bella cosa riuscirsi a pagare appunto un affitto, delle bollette, fare l'esperienza di vivere da soli, che teoricamente uno a 30 anni dovrebbe già aver fatto, che invece sembra quasi impossibile, sembra quasi un sogno. Tu hai studiato, Francesco? Io ho studiato, ho smesso di studiare e ho ripreso da 2 anni. Il lavoro te lo sei dovuto anche un po' inventare. Tu ricorderai quello che diceva il ministro Fornero, che i giovani sono molto schizzinosi. Tu ti senti schizzinoso? No, perché io in realtà sono entrato come traduttore, perché facevamo un bollettino che riguardava la promozione della musica italiana all'estero, e dopodiché però, quando abbiamo capito che le professionalità sarebbero venute a mancare per mancanza di fondi, ci siamo un po' tutti adattati a fare tutto quanto, quindi adesso mi occupo di una web radio, faccio il montaggio, faccio la redazione dei testi. Da autodidatta hai dovuto, sì, imparare? Quindi insomma sei uno che si adatterebbe a fare parecchie cose, sì, insomma, pur di trovare... Adesso sono in grado di fare parecchie cose, sì. Tu hai pensato di andare all'estero? Adesso non lo farei, però sono assolutamente apertissimo all'idea, anche perché penso che continuando così l'Italia diventerà sempre meno un posto dove ci sono opportunità e sempre più difficoltà. Senti, tu vivi una situazione di disagio che è quella della maggior parte dei trentenni in questo paese, purtroppo. Ma conosci situazioni di persone che hanno per esempio una famiglia da mantenere o che non hanno la possibilità di stare in una casa? Dei miei colleghi per esempio, che non hanno la mia età, sono un po' più grandi, però hanno una famiglia e con la cassa integrazione naturalmente si trovano con molti più problemi di quanto posso trovarmene io, che bene o male vivo a casa. Se trovassi dei lavori in nero li faresti? Beh, probabilmente sì, perché comunque sarebbero una fonte di reddito che manca e che quindi va... Il futuro come lo vedi e soprattutto lo vedi? Spero di vederlo, nel senso che noi lavoriamo perché il futuro ci riservi sempre delle cose migliori di quelle che ci ha riservato finora. Spero di poter continuare in questo lavoro perché è un lavoro che mi soddisfa e mi gratifica e spero che con le misure che sono state prese recentemente, che spero verranno prese nei prossimi mesi, la situazione migliori. Io penso che le crisi siano cicliche, che ci sarà una fine, però se al momento la politica e lo Stato tutto riescono a fare qualcosa per metterci in grado di ripartire prima che finisca il ciclo, forse è meglio. Ok, grazie Francesco. Grazie a voi. Come possiamo dire? Cosa possiamo dire a questi ragazzi? Stiamo lavorando per voi per fare cosa? Per darvi più possibilità, come? Due cose, fra le tante. Prima, noi dobbiamo lavorare per la crescita. L'impegno di questo governo è di rimuovere a livello europeo, non tutti i vincoli, perché certi dobbiamo rispettare, ma alcuni vincoli che ci impediscono di rilanciare l'economia, anche un po' i consumi, gli investimenti, il potenziale produttivo. Perché da questo ne trarranno beneficio tutti. Bisogna allungare la coperta, perché se la coperta è corta, la tiri da una parte e scopri l'altra. Primo punto fondamentale. Secondo? Il secondo, direi, fra tutte le cose che possiamo fare, è mettere in campo questi strumenti, appunto, che possono essere centri per l'impiego, aiutati dalle agenzie private, che li accolgono da qualche parte quando hanno finito gli studi, che li aiutino, li orientino, gli diano delle possibilità magari di recupero scolastico se a loro manca, di qualche occasione di lavoro, stage, lavori nelle comunità locali, avviarli al lavoro, ecco, lavoro, avviarli al lavoro, che incomincino a pigliare contatto con il lavoro, perché quello che fa male soprattutto ai giovani, ce lo dimostrano tanti studi che sono stati fatti, è attraversare lunghi periodi di disoccupazione. Sacconi, una delle cose che si dicevano in questi giorni, cioè favorire una maggior flessibilità, riducendo ad esempio i tempi, flessibilità soprattutto nei lavori, nei contratti non a tempo indeterminato, lei che ne pensa? Ma non so se usare il termine flessibilità, io userei il termine semplicità. C'è un problema di semplicità regolatoria per i datori di lavoro che, in assenza della quale, rinunciano ad assumere, a confermare un rapporto di lavoro a termine, a cogliere un'opportunità del mercato che richiederebbe nuove assunzioni. Rinunciano, si fermano, si rattrappiscono. Invece noi dobbiamo fluidificare, incoraggiare questa propensione a fare che è nell'imprenditore.
Allo stesso tempo dobbiamo garantire ai giovani accesso a conoscenze, a competenze, opportunità di incrementare la propria, come si dice, occupabilità. E questo fa incontrare ancora di più l'impresa con un giovane e fa riscoprire fiducia nella possibilità di camminare insieme. Io saluto e ringrazio Carlo Della Ringa perché abbiamo fatto due chiacchiere con lui prima, adesso mi tengo Sacconi per fare due chiacchiere con lui. Alla prossima. Grazie a voi. Buon lavoro, dell'invito. Onorevole sottosegretario. Grazie. Ma soprattutto professore, mi sembra di capire. Beh, non so, ma un professore, onorevole, sottosegretario, forse sono affezionato alla al mia... Al professore, immagino, per questo. Grazie davvero. Buon lavoro, arrivederci. Professore, no. Anche Sacconi, vero? I tempi dell'università li rimpiange un po'? Io sono stato professore a contratto, ma non sono un accademico. Vabbè, però ha insegnato. Che è un'esperienza comunque sempre gratificante, non c'è dubbio. Lei... Io nell'università l'ho fatta nell'impegno politico. Quindi sì, ma lei è in politica me... da tantissimo tempo perché ha cominciato anche proprio se da ho lavorato tra le due repubbliche. Per quasi sette anni nelle Nazioni Unite, sei anni. A Lilo, no? Sì, all'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si occupa proprio di promuovere regole del lavoro quanto più accettate nel mondo. Sta lavorando anche adesso? È un organismo che funziona, che opera? Funziona. Perché noi queste cose non Devo ci dire arrivano, che è l'agenzia, è l'agenzia che da un lato compie attività di ricerca, di monitoraggio, ma dall'altro scrive le regole e i paesi sono sempre più indotti ad aderire a queste convenzioni internazionali, cioè se nel mondo si è estesa una regolazione del lavoro lo si deve molto a questa organizzazione. Anche se purtroppo vi sono aree iperregolate con le quali competiamo. Senta, lei è nelle istituzioni proprio in politica attiva, cioè con responsabilità di governo dal 76, se non erro. Dal 79, 79. Parlamento, però 79, come ho detto 94. Sono stato fuori dalla politica per un po' di anni. Sì, poi è ritornato con Forza Italia, poi col PDL, insomma, ed è stato parte delle commissioni, industria, bilancio, sottosegretario, la funzione pubblica, al lavoro, poi ministro del lavoro. Quali sono gli anni in cui ha lavorato meglio, in cui si è trovato meglio la nostra politica? Beh, gli anni 80 sono stati certamente anni molto importanti, credo, per la nostra società, per il nostro paese, anni di grande sviluppo economico, ma anche a mio avviso civile. Ogni tempo va vissuto intensamente per quello che può dare all'uomo. L'importante è affrontarlo con tanta voglia di promuovere il bene comune, insomma. Lei è sposato con una signora che lavora attivamente, che è una donna manager, ha un figlio anche. Come è riuscito a tenere insieme la famiglia, magari anche gli amici, insomma, quello che si chiamava una volta il privato, che poi privato. Ma non sempre le cose sono lineari quando c'è un impegno pubblico, che non è una scusante, ma sottopone a una prova da sforzo certamente i rapporti privati, ma è una dimensione della quale io non amo nessuno, credo, nella dimensione pubblica. Dovrebbe troppo parlare. No, però insomma è stato faticoso, ma è una bella sfida anche questa, no? Sì, certo che deve costituire per ciascuna persona una sfida. Magari è più facile giocare a tennis che non stare insieme alla famiglia, è vero che le piace il tennis? Ci gioca ancora? No, io sono stato un giocatore e quindi la mia prima attività politica è stata sostenuta proprio dall'attività di istruttore. Riesce ancora a giocare a tennis? Raramente. Raramente? Raramente. Senta, lei è presidente anche della Fondazione Amici di Marco Biagi. Dell'associazione. Ecco. Non della fondazione, la fondazione è presieduta dalla vedova Marina di Marco. Sì, il loro lavoro, l'opera realizzata, dico loro perché mi riferivo prima con Carlo Della Ringa anche a Massimo D'Antona, insomma, a gente che ha dato la vita per un impegno profondo su questi temi e che non è stata capita. E continua a non essere stato capito il loro lavoro? Io credo che il tempo invece sia stato galantuomo e che le intuizioni di Marco Biagi si siano
via via nei fatti imposte siano state largamente riconosciute come utili al cammino del positivo del lavoro. Marco Biagi era cattolico, credeva nella, aveva una visione positiva dell'uomo, aveva fiducia quindi per esempio nella capacità delle persone di adattarsi reciprocamente, di condividere. E oggi vedo diffusamente relazioni industriali, sindacali di tipo cooperativo. Marco Biagi ha dato un contributo non secondario ad abbandonare la cosiddetta lotta di classe, ad abbandonare quel tempo dove il conflitto, diciamo, era immanente nei rapporti. Tornerà? Di lavoro. Non magari di classe, ma insomma. No, non di credo. Altri tipi di classe. Non credo. Il conflitto, certo, è sempre possibile, ma non credo che. Quel conflitto era la conseguenza di un tempo nel quale lo sviluppo era considerato dato, acquisito, scontato. Invece ora siamo consapevoli che la crescita è una faticosa conquista che deve vedere imprenditori, managers, lavoratori condividere obiettivi e risultati, altrimenti non si produce. Questa condivisione Marco Biagi sollecitava, non deve essere paternalisticamente prodotta, è il frutto anche di un faticoso dialogo, dell'adattamento reciproco. Presidente, grazie, buon lavoro. Grazie. In bocca al lupo. E grazie a voi che ci avete seguiti. Se volete potete rivedere tutte le nostre puntate su YouTube. Vi invitiamo a farci sapere che ne pensate, idee, proposte su mappero@tv2000.it e poi c'è Facebook e poi c'è Twitter dove siamo presenti anche noi. Alla prossima.